Giulia ha suscitato in tutta la comunità un sentimento di profonda commozione. Il commendatore Antonio Sibilli è stato un interprete autentico di una cultura imprenditoriale fuori da ogni logica assistenziale e fondata unicamente sull'intraprendenza e sul rispetto dei lavoratori. Ha caratterizzato nel secondo dopoguerra, ma soprattutto all'indomani del terremoto del 1980, una pagina significativa non solo della città di Mercogliano ma in tutta la provincia di Torino. Oltre che da un punto di vista imprenditoriale, come è stato giustamente attualmente risaltato, direi anche sportivo, ma soprattutto sottolineerei sociale. La sua passione per il calcio è culminata negli eventi sportivi più significativi della storia del West Avellino, dove ha ricoperto ripetutamente la carica di presidente. E il calcio, soprattutto all'indomani del terremoto, fu il tramite che contribuì a radicare nel giovane tessuto industriale fino ai nomi più significativi, promuovendo tra i ceti popolari quell'immagine autorevole e vincente di una provincia divenuta per la periferia italiana l'emblema del riscatto, soprattutto all'indomani, come dicevo poc'anzi, del sisma del 1980. E il commendatore Sibilia ha rappresentato sicuramente, ne è stato il protagonista, grazie, come diceva il vicario, all'intelligenza, alla pervicacia e al coraggio, oggi dopo più che mai attuali. La sua competenza sportiva, unitamente alle doti imprenditoriali e la spiccata personalità, gli hanno consegnato una notorietà nazionale di cui la stessa provincia ne ha tratto positive ricadute. Dell'imprenditore del presidente Sibilia si è raccontato e detto tanto in queste ore sulla stampa e in televisione. Per questo motivo, desidero mettere in evidenza un aspetto umano che considero altamente significativo, poco sottolineato, la generosità silente. La generosità silente, un uomo che soventemente ed in silenzio ha aiutato tante persone con disagio sociale e che rappresenta la parte meno pubblica, ma sicuramente, ve lo posso sottolineare, più significativa e più rappresentativa. Questo, soprattutto questo, ritengo il più grande patrimonio ed eredità che lascia a noi tutti, ma soprattutto alla propria famiglia e ai propri cari, affinché sappiano continuare questo percorso di generosa solidarietà verso le persone indigenti e bisognose. Padre esemplare ha costruito la sua famiglia giorno dopo giorno, donandosi completamente all'amore e all'affetto dei propri cari. Con questi sentimenti intendiamo ricordare il commendatore Antonio Sibilia, unendoci alla sincera e sentita e commossa partecipazione al dolore, unitamente ai cari figlioli Stanislao, Concetta, senatore Cosimo Sibilia, i parenti e cari nipoti tutti. Grazie.